Cara comunità di fedeli, avete mai sentito il ticchettio di un orologio nel silenzio della notte? Quel suono regolare, che scandisce il passare del tempo, a volte rassicurante, altre volte inquietante. Ma cosa accadrebbe se vi dicessimo che esiste un orologio, il cui ticchettio risuona nell'intera umanità? Un orologio che non segna le ore del giorno, ma il destino del mondo intero. Stiamo parlando dell'orologio dell'Apocalisse. Quando sentiamo queste parole, orologio dell'Apocalisse, forse ci assalgono paura, angoscia, un senso di impotenza di fronte a un destino che sembra già scritto. È naturale. Questo simbolo è stato concepito per rappresentare quanto l'umanità si avvicina all'autodistruzione. Le sue lancette, che si muovono verso la mezzanotte, sembrano portare con sé solo presagi di sventura. Ma in verità, in questo simbolo di terrore, si nasconde una scintilla di speranza. Sembra impossibile, vero? Eppure, oggi intraprenderemo un viaggio che ci porterà a vedere questo simbolo sotto una luce completamente nuova. Un viaggio che attraverserà profezie, misticismo e la vita di uno degli uomini più influenti del XX secolo. Se argomenti come questi vi interessano, vi chiediamo un mi piace al video per sostenerci in questa nostra missione di divulgazione. Grazie di cuore. Iniziamo dalla Polonia, terra di storia e di fede. È qui che Santa Faustina Kowalska, nel suo diario, scrisse le parole che le furono rivelate da Gesù stesso. Dalla Polonia uscirà una scintilla che preparerà il mondo alla mia ultima venuta. Una profezia misteriosa che per anni ha fatto riflettere teologi e fedeli. Ma chi è questa scintilla? E come si collega all'orologio dell'Apocalisse? La risposta si trova in un uomo che ha segnato la storia recente della Chiesa e del mondo. Karol Wojtyła, meglio conosciuto come Papa Giovanni Paolo II. Giovanni Paolo II non era solo un leader spirituale, era un mistico nel vero senso della parola. Un uomo che viveva profondamente la sua fede e che aveva una visione unica dei tempi in cui viviamo. La sua spiritualità era intrisa di un profondo legame con la Vergine Maria, un legame che ha plasmato la sua intera vita e il suo pontificato. Totus tuus, tutto tuo, era il suo motto, dedicato interamente a Maria. Questa devozione non era superficiale, ma radicata in una profonda comprensione del ruolo di Maria nel piano divino. Giovanni Paolo II vedeva in Maria non solo la Madre di Dio, ma anche una guida per l'umanità in tempi di crisi. La sua esperienza mistica non si limitava alla devozione mariana. Giovanni Paolo II era noto per trascorrere lunghe ore in preghiera, spesso immerso in uno stato di profonda contemplazione. Due testimonianze in particolare ci aiutano a comprendere la profondità della sua vita spirituale. Il cardinale Andrzej Maria Descur, amico di lunga data del Papa, una volta disse: «Ho visto Giovanni Paolo II levitare durante la preghiera». In un'intervista, datata 30 gennaio 2004, sempre Descur fece una rivelazione di cruciale importanza. «Il Santo Padre, il nostro Santo Padre, è un mistico. Solo a Coimbra lo seppi. Appresi che vedeva la Madonna. Volete sapere come lo apprese? Incredibilmente, da Suor Lucia». Descur raccontò infatti di quando visitò Suor Lucia. Incuriosito dalla questione, se il Papa avesse seguito tutte le raccomandazioni della Madonna di Fatima, chiese a Suor Lucia se dovesse riferire qualcosa in particolare al Santo Padre. E la risposta di Suor Lucia fu sensazionale. «Non è necessario, perché la Madonna gli parla direttamente». Inoltre, Monsignor Paweł Ptacznik, che lavorava a stretto contatto con il pontefice, raccontò di come Giovanni Paolo II avesse il dono della bilocazione, la capacità di essere presente in due luoghi contemporaneamente. «Una volta», disse Monsignor Ptacznik, «mentre il Papa era in riunione con noi in Vaticano,
fu visto contemporaneamente in preghiera nella Basilica di San Pietro. Ringraziando la Trinità Sacrosanta per aver donato alla Chiesa Giovanni Paolo II, chiediamo la sua intercessione scrivendo insieme nei commenti: San Giovanni Paolo II, prega per noi. Anche Padre Michel Rodrigue riporta un racconto straordinario dell'incontro con Giovanni Paolo II. Padre Michel fece un viaggio a Roma e un giorno iniziò a cercare la tomba di San Pietro, nella Basilica di San Pietro in Vaticano. Si trovò ai piedi di una scala e decise di salirla. In cima alla scala c'era una porta aperta. Entrò e vide Papa Giovanni Paolo II, seduto alla sua scrivania, che chiaramente non aspettava visite. Il Papa si voltò verso Padre Michel e gli sorrise, chiedendogli in francese se poteva aiutarlo, nonostante non sapesse quale lingua parlasse. Padre Michel, sorpreso, si inginocchiò esclamando che stava bene e non aveva bisogno di nulla. Il Papa gli chiese nuovamente se ci fosse qualcosa di cui avesse bisogno, ma Padre Michel rispose di no. Il Papa lo invitò a rialzarsi e gli domandò chi lo avesse mandato. Padre Michel rispose che era stata la Beata Vergine, a cui il Papa replicò, con una certa familiarità, che a volte lei faceva così. Poi, gli consigliò di leggere la prima e la seconda lettera di Pietro e la prima lettera di Giovanni, poiché parlavano di quei tempi. Questi racconti, per quanto possano sembrare incredibili, ci danno un'idea della straordinaria vita spirituale di Giovanni Paolo II. Era un uomo che viveva con un piede nel mondo terreno e l'altro nel regno spirituale. È in questo contesto di profonda spiritualità e misticismo che dobbiamo comprendere la visione di Giovanni Paolo II sui tempi in cui viviamo. Lui, più di chiunque altro, comprese che ci troviamo nei tempi dell'Apocalisse. Ma attenzione, non nel senso catastrofico che spesso associamo a questa parola, ma nel suo significato originale di rivelazione, di svelamento di una verità profonda. Il Papa polacco, quella scintilla profetizzata da Santa Faustina, aveva una comprensione straordinaria dei segni dei tempi. E tra questi segni, uno in particolare, catturò la sua attenzione, un segno che ci riporta al concetto dell'orologio dell'Apocalisse, ma in una chiave completamente diversa. Questo segno è Medjugorje. Giovanni Paolo II vedeva in questo luogo qualcosa di speciale, qualcosa di cruciale per il destino dell'umanità. In un'intervista rilasciata ad Antonio Socci, Miriana di Medjugorje ha dichiarato: «È stato nel luglio del 1987. Ho partecipato al pellegrinaggio croato per l'anno santo mariano. Durante l'udienza, il Santo Padre, passando, ci ha benedetto. Proprio un attimo prima che arrivasse a me, alcune persone hanno cominciato a gridare, dicendogli chi ero. Allora il Papa è tornato e ancora una volta mi ha benedetto. Poi, sono venuti a dirmi che il Santo Padre voleva incontrarmi a Castel Gandolfo. In un primo momento parlava in polacco, pensando che lo capissi. Poi si accorse che ero più abile in italiano. Mi ha detto delle parole che sono rimaste impresse nel mio cuore. Se non fossi Papa, sarei già a Medjugorje. Anche se non sono potuto andare lì, io so tutto, e tutto seguo. Proteggete Medjugorje. È la speranza del mondo. Ho pianto, e non ho potuto dire nulla, perché le parole mi si sono bloccate in gola. Dal mio punto di vista, era chiaro che lui era un santo. I suoi occhi brillavano quando parlava della Madre di Dio. Lui era innamorato della Madonna. Ma perché? Cosa vedeva Giovanni Paolo II in Medjugorje che sfuggiva agli occhi di molti? La risposta è sorprendente. Medjugorje è l'orologio dell'Apocalisse vivente. Non un orologio di distruzione, ma di speranza. Non un conto alla rovescia verso la fine, ma un richiamo alla conversione, alla preghiera, alla riconciliazione. I messaggi dati dalla Regina della Pace in questo luogo parlano di pace, di ritorno a Dio,
di cambiamento del cuore. Sono un invito urgente a cambiare rotta, prima che sia troppo tardi. Giovanni Paolo II lo aveva capito. Ecco perché insisteva tanto sull'importanza di proteggere Medjugorje, di preservare questo centro spirituale del mondo. Perché in quel luogo, come in un orologio cosmico, si scandisce il tempo che rimane all'umanità per scegliere la via della salvezza. Ma c'è di più. Giovanni Paolo II, con la sua profonda intuizione spirituale, probabilmente comprendeva un aspetto ancora più profondo di Medjugorje, i famosi dieci segreti. Il Papa polacco, con la sua saggezza mistica, sapeva bene che attraverso questi dieci segreti, si sarebbe giunti al trionfo del cuore immacolato di Maria. Un trionfo profetizzato a Fatima e che, secondo Giovanni Paolo II, trova la sua continuazione proprio a Medjugorje. Infatti, il Santo Padre aveva affermato che Medjugorje è la continuazione di Fatima. Una dichiarazione potente, che collega due dei più importanti eventi mariani del nostro tempo. Questo ci fa capire quanto Giovanni Paolo II vedesse Medjugorje non come un fenomeno isolato, ma come parte di un piano divino più ampio, un piano che si sta svolgendo sotto i nostri occhi. In questa luce, l'orologio dell'Apocalisse assume un significato ancora più profondo. Non è più solo un simbolo di minaccia imminente, ma diventa un timer cosmico, che scandisce il tempo verso il trionfo del bene. Medjugorje, con i suoi segreti e i suoi messaggi, diventa così il quadrante di questo orologio spirituale, che ci avvicina non alla distruzione, ma alla realizzazione delle promesse divine. Giovanni Paolo II, con la sua straordinaria capacità di leggere i segni dei tempi, ci ha lasciato questa chiave di interpretazione. Ci ha mostrato che, anche di fronte alle sfide più grandi, anche quando le lancette dell'orologio sembrano avvicinarsi pericolosamente alla mezzanotte, c'è una speranza più grande all'orizzonte. Giovanni Paolo II ci ha lasciato anche qualcosa che sarà indispensabile durante il tempo dei rifugi. Se volete sapere cosa, cliccate sul video che è comparso sul vostro schermo. Che Dio illumini sempre il vostro cammino. Ci vediamo al prossimo video.